Banca d'Italia di chi è? No, non è nostra. Dovrebbe essere nostra. Questa è una delle cose che mi fa arrabbiare più di tutti, perché quando parlo con i cittadini e chiedo di chi è la banca e mi dicono nostra, mi pugnalano al cuore, perché capisco che grazie a questa asimmetria, a questa cercare di oscurare l'informazione, sono riusciti a non far passare il messaggio. Banca d'Italia non è nostra, non è più nostra, perché è una... dovrei parlarvi qui dal 1866, ma è un passaggio, quello della riserva aurea, che tralascio perché è troppo lungo, ma vi parlo dal momento in cui le banche pubbliche sono state privatizzate. E questi signori cosa hanno fatto? Le banche erano pubbliche, detenevano Banca d'Italia, le hanno privatizzate, ma non hanno preso in mano di nuovo le quote della Banca d'Italia, che erano pubbliche, che erano nostre. Sono rimaste in mano alle banche private, e in silenzio da quel momento in poi Banca d'Italia è diventata proprietà delle banche private. Non solo, Banca d'Italia è il controllore delle banche private, che sono i proprietari di Banca d'Italia. Quindi è un conflitto di interessi incredibile che tutti nascondono. Cosa sta succedendo ora? Siccome nel 2005 un signore, Tremonti, che stranamente gli venne l'idea di nazionalizzare nuovamente Banca d'Italia per coprire un vulnus che si era creato negli anni, nel 2005 fa un decreto per nazionalizzare Banca d'Italia. Ci volevano nel decreto, entro 3 anni bisognava fare un decreto attuativo per renderlo attuale, per renderlo esecutivo, giusto? Entro 3 anni. La risposta di oggi: non era conveniente, quindi facciamo le leggi quando ci conviene e quando non ci conviene non le facciamo. Questo è il primo passaggio. E allora cosa succede oggi? A quanto ammonta il capitale di Banca d'Italia? Qualcuno lo sa? Chi non lo sa, provi a sparare un numero. 2,5 tonnellate d'oro. 10 milioni, 100 milioni, 50 milioni, miliardi, no, 156 mila euro. Il capitale sociale di Banca d'Italia, queste sono le facce che vedo, per questo vi parlo di asimmetria informativa. C'ha più di mutuo lui, 156 mila euro. E allora cosa hanno fatto? Siccome si sono preoccupati, perché internet, grazie a internet l'informazione gira, e molti di noi, anche io fino a 10 anni fa non ero a conoscenza né che Banca d'Italia fosse privata, nonostante studiasse economia, né che il capitale fosse di 156 mila euro. Allora, visto che il pericolo si stava avvicinando, c'era stato un decreto addirittura governativo, allora hanno detto una cosa: facciamo, è pericoloso, blindiamo Banca d'Italia. Aumentiamo il capitale e lo facciamo passare da 156 mila euro a 7 miliardi e mezzo, ok? Così lo Stato, se lo dovesse un giorno, dovesse rinsavirsi e dire: ora mi prendo di nuovo proprietà della banca che gestisce il sistema monetario di tutti noi e deve essere pubblica, allora lo blindo, gli metto 7 miliardi e mezzo. A chi li chiedono questi soldi? Alle banche, giusto? No, no. Lo sapete da dove vengono questi 7 miliardi e mezzo? Dalle riserve statutarie della Banca d'Italia. E di chi sono le riserve statutarie? Questa volta nostre. Noi negli anni, perché il capitale sociale appartiene a Banca d'Italia, ma le riserve sono riserve nostre, derivanti da quel famoso signoraggio che alcuni di noi conoscono, ma tutti ci tengono nascosto. Potremmo fare una puntata sul signoraggio, potrei parlarvi per ore di signoraggio. Non è proprio quello che spiegano su internet, ma gli si avvicina molto. Cosa fanno? Prendono 7 miliardi e mezzo nostri, li mettono a capitale sociale loro, e si sono venduti Banca d'Italia definitivamente, perché questo significa comprarla nuovamente con 7 miliardi e mezzo, non più con 156 mila euro, ma con 7 miliardi e mezzo.
E tutto questo in silenzio totale, nel silenzio totale di tutta l'opinione pubblica. Ieri ho comprato il giornale, l'altro ieri di nuovo, due giorni fa di nuovo, non c'erano notizie su Banca d'Italia. Ed è la cosa più grave che sta accadendo ora. E poi ve le dico, chi vi dice che non è un favore alle banche? È un falso. E ci sono i resoconti stenografici della nostra commissione, io sono in commissione finanze, mi sto occupando in prima persona di questo tema. Beh, prendete i resoconti stenografici, contattatemi, ve li mando io. In questi resoconti il relatore Marco Causi, e non ho paura di fare nomi e cognomi perché per essere qui non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno. Bravo! Il relatore mi dice non è un motivo per favorire le banche perché ora ci sono gli stress test in Europa. Quindi scusatemi, è un favore, lo stai dicendo tu che fare questa operazione conviene alle banche per fare gli stress test, quindi è un favore alle banche. Quindi fatemi una cortesia, non facciamoci prendere per il culo e lasciatemi passare questo termine, informate tutti, noi staremo mattina, giorno, sera, tutta la notte davanti al Parlamento, veniteci a trovare, raccontateli a tutti, mandate email, informate tutti, ve lo chiedo con il cuore, è una situazione pericolosissima. Bravo Alessio! Grazie.